folle amore. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. Il mio folle amore. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Il mio folle amore. Linger on. Folle amore. Linger on. Your pale blue eyes. Il mio folle amore. Il mio folle amore. Il mio folle amore. Thought of you as my mountain top. Sguardi poco allineati. Thought of you as my peak. Sul cinema, musica e parole. Il mio folle. Quale migliore canzone se non Dear Mr. Fantasy? Buonasera Carlo, ben arrivato qui su Radio Sun City. Ah, buonasera, come state? Tutto bene? Tutto bene, grazie. E tu? Io abbastanza bene, grazie. Sono in attesa della vostra telefonata. Anche noi eravamo in attesa poter parlare, bene. Infatti. Allora, lasciamo le attese, okay. E gettiamoci in questa conversazione. Perfetto. Ciao Carlo, buonasera, sono Davide Favia, ti ho contattato per questa intervista. Ciao Davide, come stai? Sto bene, te come stai? Bene, grazie, bene. Perfetto, sono insieme a Francesco, che è la voce che hai sentito prima, il nostro regista e direttore di Radio Sound City. Siamo ok. E accanto a me ho Mimmo. Ciao Carlo, ciao. Ciao. Felice di averti qui ai microfoni di Radio Sound City. Carlo. Grazie ragazzi, grazie. Carlo, abbiamo avuto il piacere di conoscerti di persona a Bari in occasione dell'appuntamento del Medimex dedicato proprio, sì, alla fotografia e alla, sì, e la musica rock. In quell'occasione presentavi dei lavori fotografici accanto a Simone Cecchetti. A proposito, esatto, ecco, la domanda è questa: cosa pensi di eventi come quelli del Medimex di Bari? Credi che possano in qualche modo aiutare la situazione della musica? Beh, il Medimex di Bari è un bel luogo di confronto fra, essenzialmente direi, fra addetti ai lavori, nel senso che c'era un bel giro di persone interessanti di qualità a vario titolo, no? Appunto, fotografi, musicisti, scrittori, editori, cioè c'era veramente un po' di tutto. È un bel luogo secondo me per ritrovare gente che magari non vedi da tempo, per scambiarsi un po' di idee, per vedere che progetti ci sono nell'aria, eccetera. Sono ovviamente dei luoghi interessanti anche per il pubblico, nel senso che poi tutto questo
tutti questi incontri un po', fra virgolette, da dietro le quinte, in realtà poi si manifestano anche con degli incontri pubblici che sono interessanti, quindi insomma sì, ben vengano. Sai cos'è? Il problema è che in Italia la musica non è, la musica, diciamo, forse di un certo tipo, non è considerata cultura, no? È considerata intrattenimento fondamentalmente. Certo. E questo salto dall'intrattenimento alla cultura è un salto grosso, perché è un salto di credibilità, è un salto di valore, è un salto di arte, che però in Italia viene riconosciuto con una certa difficoltà. Quindi quelle manifestazioni che in qualche maniera ruotano invece proprio a questo concetto, cioè del fatto che la musica è intrattenimento, sì, ma è tante altre cose. Se non fosse altro è anche lavoro e economia, sono dei luoghi dove riflettere su queste cose, e sono sempre dei luoghi dove, insomma, come dire, nascono delle scintille, c'è fermento, insomma, cioè non sono dei luoghi piatti, ecco. Sì. Caro, nel 1969 a 16 anni ti aggiravi in quel di Hyde Park in Inghilterra armato di una macchinetta fotografica. Sì. Ti va di raccontarci com'è andata quel 5 luglio del 1969 e come poi la storia ebbe inizio? Sì, no, non so più, devo dire la verità, cioè dato che io fra l'altro non ho una gran memoria, non so più la parte che è vera e la parte che romanzo senza sapere che sto romanzando. Comunque insomma la storia era che quando si era giovani una volta si andava fondamentalmente a Londra, cioè Londra era il luogo dove i ragazzi di 14, 15, 16, 18 anni, insomma quello che fosse, facevano il primo viaggio, e si era un po' invertito il rapporto, no? Una volta venivano giù in Italia i grandi poeti, venivano in Italia a scoprire il bel paese, e noi che eravamo ragazzetti rock, fra virgolette, andavamo a scoprire, come dire, la musica a Londra, che era la capitale più vicina, e l'America allora non è come adesso, è cambiato tutto. 40 anni fa l'America era proprio un altro continente, era lontana, come dire, quando chiamavi qualcuno in America dovevi passare attraverso la teleselezione, insomma, chiamavi un operatore che ti passava la linea, ecco, questa era la situazione, tanto per, no, da un po' l'idea. Invece io andai a Londra e vidi sui giornali che c'era questa giornatona, perché poi adesso noi ricordiamo i Rolling Stones, ma c'era un sacco di gente, c'erano i Family, c'erano i King Crimson, c'era insomma un sacco di gruppi. E io sono arrivato lì e ho visto questa vallata, la Serpentine a Hyde Park era. Ho visto questa vallata e ho detto, mamma mia, se mi metto là in fondo non vedo niente. E allora ho detto, oh, boh, ci provo, avrò detto dentro di me, questa è la parte romanzata, avrò detto dentro di me, ci provo. Sono andato lì a uno degli accessi del retropalco e sono andato lì e ho detto, posso entrare? Non so esattamente come mi avranno guardato, mi avranno detto, ma sicuramente mi hanno detto, ma che cosa vuoi ragazzo? Dico, no, vengo dall'Italia, volevo fare delle foto, eccetera, eccetera. E sorprendentemente, ma questo lì poi diventa parte del destino, no? Cioè sei destinato a fare una cosa, per cui anche se ti presenti lì nella maniera più sbagliata, evidentemente fa un po' parte della tua storia futura, anche se tu ancora non la sai. E allora ho detto, vabbè, entra. Io mi sono aggirato in questa zona che non era grandissima, era il classico backstage, e a un certo punto sono arrivati i Rolling Stones con il pulmino, una sorta di roulotte, e ho fatto un po' di foto dietro, li ho visti mentre salivano sul palco, li ho visti da vicino, Keith Richards non c'aveva una bella faccia, e poi a un certo punto poi sono saliti, è partito questo concerto. La cosa strana che mi ricordo di questo concerto è che poi me l'ha confermato il DVD del concerto che poi ho comprato, ma ho comprato 35 anni dopo, è che loro cominciarono realmente con un pezzo di Johnny Winter. Era il 1969, era l'anno di uscita di questo chitarrista texano albino che io e il mio gruppo di amici amavamo molto, e il primo album, lui fece il primo album per la Columbia, e si apriva con questa I'm Yours and I'm Hers, che c'era un riff di chitarra molto molto classico, e io camminando verso il palco dei Rolling Stones, anzi sotto il palco, perché poi sotto per sbucare davanti, sentì sta cosa e dissi, ma è strano, però questo è un pezzo di Johnny Winter che c'entra nei Rolling Stones, invece era proprio un pezzo di Johnny Winter, era proprio una cover, roba abbastanza come inedita per i Rolling Stones, che non credo che fecero mai né prima né dopo un'altra cover di Johnny Winter, ma partirono proprio con quel pezzo. E poi insomma è stato lì davanti, ha fatto un po' di foto. La situazione era strana, perché poter fare fotografia al concerto di Rolling Stone senza che nessuno ti dicesse niente
era comunque un'opportunità abbastanza inusuale. Però sta di fatto che, insomma, le foto l'ho fatte, certo, portare a casa, e su Dear Mr. Fantasy, che è il libro che immagino tu stessi citando, le ho anche pubblicate, quindi insomma fu un bel inizio, mettiamola così. Beh, un po' predestinato, diciamo. Certamente il predestinato, poi ti aiuta naturalmente il tuo ottimo inglese, se vogliamo metterla anche su questo piano. Naturalmente in questi casi aiuta, nel senso che, oddio, ci sono anche quelli brevi, io non sono uno... con lo spirito, come dire, un po' alla napoletana, no? Che entra nelle situazioni e diventa amico di tutti, comincia a dare pacche sulle spalle e si crea in qualche maniera subito un ambiente favorevole. Io sono un po' più, sono molto, poi allora ero sicuramente meno sicuro e molto più timido di come sono adesso, quindi l'inglese mi ha sicuramente aiutato molto. Non avessi saputo l'inglese probabilmente non ci avrei mai avuto la faccia di andare nel retropalco a chiedere se potevo entrare. Assolutamente sì. Beh, a questo punto poi cominciano i primi anni 70 e sei coinvolto all'interno della radio Rai, quindi via Asiago, con un'esperienza radiofonica piuttosto importante. Sei giovanissimo, nel 71 cominci a condurre dei programmi radiofonici per voi giovani, pop-off. Come sei entrato all'interno, diciamo, subito di questi meccanismi in età così giovane? Ah, è stata una fortuna in realtà, nel senso che ero amico di, cioè frequentavo un negozio di dischi dove c'era un sacco di gente che si che lo frequentava, ed erano tutti ragazzi più o meno della mia età, che insomma c'era questa cosa del comprare i dischi di importazione, arrivavano questi dischi, era proprio come l'arrivo dei regali a Natale, ci si precipitava, arrivavano i dischi, partivi con la Vespina, andavi lì sperando naturalmente che fossero arrivati quelli che avevi chiesto tu, e curioso di sapere quello che avevano preso gli altri, e curioso di sapere le altre cose che erano uscite. Si chiamava Consorti, era un negozio a Roma, che io già frequentavo già da 2-3 anni, cominciavo a frequentarlo verso credo il 67-68, così. Era il negozio dove arrivavano i dischi di importazione, dove c'era una commessa che ci capiva, perché l'altra cosa era naturalmente trovare dei commessi che ci capissero. In quel periodo non era facilissimo, i dischi di importazione non è che uscissero, non è che venissero pubblicati tutti, cioè i dischi stranieri non è che venissero pubblicati tutti, anzi. E quindi si andava lì e insomma lì ho fatto amicizia, naturalmente era una banda di gente, e fra le tante persone c'erano tanti altri con i quali poi siamo rimasti amici, anche altra gente come Marico Midana, che fece poi un programma in radio prima di me, diversi anni prima di me, ma fra i tanti c'era anche Paolo Giaccio. E Paolo nel 1970 ereditò da Boncompagni Arbore, insieme a Mario Zatto Fegiz, la famosa Per voi giovani pomeridiana, che loro cambiarono, fecero diventare una trasmissione sull'attualità, soprattutto sull'attualità giovanile, mentre invece quella di Arbore era molto più musicale, poi non era in diretta, era registrata, questa invece era in diretta tutti i giorni. E lì io ho cominciato a dare una mano, prima facendo le traduzioni dei testi, perché come al solito l'inglese ero uno di pochi che lo sapeva bene, e poi l'anno dopo, nel marzo 71, sono andato al microfono con Mario Luzzatto Fegiz, e lì poi è cominciato un percorso, insomma abbiamo fatto tante edizioni, poi già ci amava molto ruotare la gente, era un po' anche una necessità Rai per non avere poi problemi di contratto, e quindi si faceva magari 3 mesi, stavi fermo altri 3 mesi, poi rientravi, facevi un periodo, poi uscivi, e c'era una decina, quindicina di ragazzi, alcuni dei quali poi hanno fatto delle cose, perché sai, c'era Massimo Villa che ancora fa programmi, c'era per un periodo c'è stato anche Eugenio Finardi che faceva il DJ, c'è stato Richard Benson che poi è diventato un chitarrista metallaro un po' da circo forse per certi versi, non so se lo conoscete. Poi c'era Claudio Rocchi naturalmente, certo. Poi c'era, insomma, c'era un sacco di gente che dopo ha fatto, c'erano diverse anime, Dario Salvatori, sì. Insomma c'era un sacco, Maria Laura Giulietti, Fiorella Gentile, Gianluca Luzzi che adesso lavora a Repubblica, insomma c'era un sacco di gente, bellissimi più nomi. O meno tutti quanti ventenni, e ognuno aveva la sua serata, ci preparavamo questa serata tutta la settimana, ci mettevamo dentro proprio veramente anima e core,
e poi quando andavi in onda, beh, insomma, sai, era una cosa, cioè, pensare che avevi 18 anni e stavi sulla radio nazionale, beh, insomma, non era male. Pura magia, era quella. Beh, non c'era altro, capito? Certo. Non c'era veramente altro. Senti Carlo, una domanda, ma secondo te oggi come è cambiato il modo di far radio? Ma ti posso dire in generale come è cambiata la radio, nel senso che il modo di fare radio è una cosa molto soggettiva, dipende da persona a persona e quindi trovi veramente tutta la varietà possibile delle maniere. È cambiata molto la radio, nel senso che la radio ai tempi nostri, insomma, ha fatto una sorta di curva, nel senso che ai tempi nostri noi siamo partiti molto col modello della, se vogliamo, della radio americana, cioè della FM americana, cioè chiacchiere a tarda notte, no? Cioè molto, molto intime, molto, un rapporto molto personale. Noi siamo partiti così, cioè non è che ci siamo arrivati, siamo proprio partiti così. E un po' meno al pomeriggio, un po' più la notte, naturalmente il pomeriggio era un po' più anche cazzeggio, ma anche politica, socialità, scuole occupate, collegamenti con le scuole occupate, eccetera, e la notte era un po' più intimo, un po' più musicale. Abbiamo cominciato così, poi sono arrivate a ruota, nel giro di pochissimi anni sono arrivate le radio private, che è stata un'esplosione a metà degli anni 70, eccetera. Le radio private hanno a loro volta creato una serie di modelli. Devo dire che molte erano molto simili a noi, cioè c'era questo stile un po' di chiacchierata intimista, eccetera. E poi la radio si è naturalmente evoluta, non voglio fare assolutamente la storia della radio, ma se guardo la radio adesso, la radio è fondamentalmente molto omogeneizzata, nel senso che è molto simile, è molto raro trovare dei canali che si differenziano perché hanno un format, uno stile, una missione diversa dagli altri, sono quasi tutti radio di dischi di grande successo, molto parlato o poco parlato a seconda delle radio. Scusate. Prego. Quindi, come dire, la radio, insomma, adesso per chi è appassionato di musica non è molto interessante, nel senso è molto raro che presenti della musica buona, interessante e che magari tu non conosci. Mi sembra una radio fondamentalmente intrattenimento, cioè proprio una sorta di colonna sonora piuttosto che un rumore di fondo che tu ascolti, che ti accompagna durante la giornata, ti fa piacere, non ti impegna, eccetera. Ecco, diciamo che forse la radio con cui ho cominciato io era una radio che richiedeva un pochino più di ascolto, anche per la musica di allora, insomma, che era una musica, sai, allora c'erano anche pezzi, noi mettevamo anche dei bei generi, le facciate intere dei Genesis mettevamo, è impensabile mettere della musica che vada sopra i 3-4 minuti adesso, noi mettevamo regolarmente pezzi di 5-10 minuti, quindi c'era proprio un'altra attenzione nell'ascolto. Era chiaramente all'inizio, quindi la gente scopriva della roba che non aveva mai sentito, era eccitatissima, arrivava delle lettere di gente che diceva: ma dove l'avete presa sta roba? Insomma, ma davvero esistono dischi del genere? Dico, sì, esistono dischi del genere. Quindi, insomma, la musica era molto diversa, la radio adesso è diventata fondamentalmente è diventata intrattenimento, è diventato ascolto di sottofondo, oppure naturalmente, insomma, oppure comicità, programmi comici, eccetera. Poi dipende molto dalla radio, dipende dalle regioni, però direi che, insomma, forse da un punto di vista musicale è un po' meno interessante di una volta. Sicuramente sì, sicuramente sì. Per fortuna comunque stanno nascendo tantissime radio web che stanno un po' riproponendo quello che si faceva negli anni 70, a livello anche pionieristico, all'interno delle radio private o cosiddette radio pirate. Certo, la differenza è che è una grande opportunità. Devo dire che anch'io mi sono posto il problema se poteva valere la pena. È che i numeri ormai sono frazionati, cioè internet ha veramente spappolato l'idea del monopolio o anche, se vuoi, del duopolio, e ha chiaramente frammentato l'ascolto, l'attenzione, il tempo, il concetto di tempo, è tutto molto diverso da allora. Io sono partito facendo comunque comunicazione, diciamo, di massa, se vuoi, allora chiaramente la massa era tutto il sistema, poi a seconda delle circostanze sono state naturalmente anche delle cose più limitate. Adesso faccio questo programma a mezzanotte su Rai 5
che è, vuol dire che è un canale Rai e tutto il resto, ma gli ascolti sono una frazione di quello che potevano essere una volta, quindi è tutto cambiato, non c'è niente di male nel fare sperimentazione o nel fare piccoli ascolti e crearsi delle nicchie che possono anche essere remunerative da un punto di vista economico, ma il mio gioco è di essere un po' più largo come piattaforma d'ascolto potenziale almeno. Beh, Carlo, tu prima parlavi, facevi un nome preciso, i Genesis, questo è un gruppo che noi amiamo molto, soprattutto nel periodo gabrieliano. Adesso ascoltiamo solo un po' di Watcher of the Skies. Il mio folle amore. E ritorniamo in studio, siamo con Carlo Massarini, Watcher of the Skies, Genesis, con la voce di Peter Gabriel, davvero un must. Come è stato il tuo incontro con la band inglese che stranamente aveva più successo in Italia che in Inghilterra? Succedeva anche quello in quei tempi, vale anche la pena dire che in Inghilterra in quel momento c'erano talmente tanti gruppi che non era facilissimo emergere, nel senso che... chi è un amante della musica di quel periodo, chi ha un po' di dischi di quel periodo, si renderà conto che c'era talmente tanta roba e bella in giro che spesso e volentieri non riusciva ad arrivare in classifica neanche in Inghilterra. Loro, non so, loro piacquero molto in Italia, toccarono il cuore degli italiani, secondo me, oltre che naturalmente le orecchie. E forse, anzi direi in buona parte, grazie a Peter, che era veramente un folletto, era una persona molto creativa e molto carina e umana allo stesso tempo, quindi era proprio una persona bella da frequentare, con cui fare interviste, era uno che si dava molto, eccetera. Il gruppo era, da un punto di vista musicale, se ti piace quel genere di musica, se no lasciamo perdere,
se ti piace, erano fantastici, nel senso che erano veramente ottimi strumentisti che concepivano la musica con una ariosità fuori dell'ordinario. E loro, sai, fecero le tournée qua, arrivarono la prima volta al Piper, mi sembra, non mi ricordo in che anno, ma sono nel 69 forse, qualcosa del genere, e piacquero, e poi cominciarono a tornare, mentre in Inghilterra non è che non suonassero, suonavano evidentemente, facevano i festival e tutto il resto, però erano magari, no, nella lista degli headliners, erano magari al quarto, quinto, sesto, settimo posto, e da noi invece erano lentamente ma velocemente, poi in fondo nel giro di un anno, due anni diventavano delle vere star, e quindi immagino che un musicista gli fa pure piacere andare a suonare dove è accolto in un'altra maniera. E la radio fu molto determinante in questo, Ciao 2001, che era la rivista dell'epoca, fu molto determinante, insomma ci piacevano molto a tutti e quindi diventarono lentamente i beniamini anche del pubblico. Magari aiutavano poi anche certe maschere indossate da Peter, vestito da volpe, la testa da vecchio, tutte queste tutte sì, questi aveva questa capacità mimetica, nel senso che lui aveva questa anima un po' teatrale, ma lui lo disse, insomma, io dovetti invitare questa cosa perché non ci sfilava nessuno e quindi dovevamo un po' colpire, dovevamo catturare l'attenzione, quindi, come dire, cominciare a tirare fuori dall'armadio i vestiti di mia moglie, che è il famoso vestito di Foxtrot, la testa staccò dal muro alla testa di volpe, insomma, andò in giro probabilmente per negozi teatrali, questi di costumi, di abbigliamento, cercando una serie di cose che però funzionavano in come. Assolutamente. Carlo, abbiamo parlato prima, abbiamo mandato anche il pezzo dei Traffic con cui praticamente tu da Dear Mr. Fantasy in pratica hai attinto per il titolo del tuo programma degli anni Ottanta. Un altro grande tuo amore, grande passione musicale è sicuramente l'artista canadese, anche pittrice, la tua Lady of the Canyon, Joni Mitchell. Fu amore a primo ascolto? Non mi ricordo il momento del primo ascolto, comunque amore sicuramente sì, nel senso che lei era proprio, non ero l'unico però, eravamo proprio innamorati di Joni Mitchell, cioè Joni Mitchell ci avesse detto sposaci, noi avremmo detto sì certo, dove, quando, fammi sapere, quella era proprio una super artista, Joni all'inizio, cioè il periodo appunto Ladies of the Canyon, Blue, e poi quando diventò un po' più elettrica, prima un po' jazzata, poi insomma tutti i suoi vari percorsi, insomma lei fece una serie album, Curtain Spark, Gira, cioè erano album veramente meravigliosi, ma anche lì, io mi ricordo quando arrivò l'album doppio dal vivo, quello Miles of Isles, e lo mettemmo per intero, cioè traducendolo, mettemmo per intero l'album di Joni Mitchell un pomeriggio, cioè capisci che radio diversa che era allora. Fantastico. Però naturalmente c'era anche una grande musica da far sentire, diciamoci onestamente, cioè di chi oggi potresti mettere dentro un'ora traducendo i testi, insomma sarebbe un'operazione quantomeno rischiosetta. Lei era una che oltre a un enorme dono musicale, aveva dal mio punto di vista questa capacità analitica dei testi che raccontavano delle storie, ma non le raccontavano punto e basta, le raccontavano con una miriade di dettagli, di angolature diverse, riuscivano a cogliere spesso e volentieri proprio, come dire, l'essenza delle persone che le storie vivevano, e quindi era proprio un mondo letterario, direi, oltre che musicale, nel quale entrare è molto molto affascinante, col quale poi naturalmente quando parlava, no, ragazzi che si infrangono come le onde sul mare di Malibu, allora lì c'erano proprio dei meccanismi un po' molto romantici, era proprio in termini psicanalitici era la grande illusione romantica, no? Che vivevamo tutti noi però nella nostra vita, no? Convinti di cercare la donna ideale, convinti che lo scopo della vita era essere innamorati fondamentalmente, naturalmente senza avere nessuna consapevolezza di sé, per cui mirando sempre le donne sbagliate e cadendo sempre in delle trappole, come dire, veramente di puro carattere psicanalitico, però era la grande illusione romantica e me la sono vissuta con Joni Mitchell, che tutto sommato non era una cattiva partner con cui avere questo genere di infatuazione. So hard to handle, I'm selfish and I'm sad
Now I'm gonna lose the best baby that I... E Carlo, c'è una domanda che ti pone un ascoltatore. Chiedi se conosci la storia di Sugar Man Rodriguez. Come no? Certo, e che cosa ne pensi? E che cosa no, la conosco, nel senso, ho visto il film e ne ho letto, cioè non è che la conosco, non ho mai incrociato lui, che però viene in Italia, se non sbaglio, fra un paio di mesi viene a suonare in Italia. Beh, quella è una storia strana, è una storia proprio è una cosa strana, perché capita abbastanza spesso, soprattutto negli ultimi tempi, dove c'è molto, dove io leggo molto queste riviste inglesi tipo Mojo, Uncut, dove c'è molto la voglia di andare a recuperare il passato, di sviscerare il passato, e soprattutto il passato che non è stato del tutto analizzato, compreso, capito, e che non è arrivato al successo, cioè spesso. Però questa è una storia veramente strana, perché era un musicista americano, secondo me non pazzesco, cioè piacevole, un po' a grandi linee un po' un Cat Stevens americano, ma insomma con tutti i distinguo del caso, anche perché lui credo che sia un meticcio, lui secondo me c'ha del messicano, c'ha del sudamericano nelle vene, che ha avuto un successo pazzesco in Sudafrica, che è un posto evidentemente dall'altra parte della luna, direbbe Dalla, e è un posto dove, che lui sì, probabilmente avrà fatto fatica a sapere che esisteva il Sudafrica, abitando in una piccola città americana, e però lì ebbe un grande successo perché le canzoni colpirono il segno, cioè erano, come dire, intonate a quel momento storico, alla lotta contro l'apartheid, al tentativo di superare questa fase di razzismo poi alla fine endemico al paese, e quindi si misero sulle loro tracce, ma 30 anni dopo, e qui 30 anni dopo lui è arrivato finalmente a suonare in Sudafrica in mezzo a folle deliranti, e questo è quello che racconta il film, che mostra il film, ed è un caso abbastanza paradossale. C'è un altro musicista, infatti forse faremo un pezzettino per Ghiaccio Bollente, per la nostra trasmissione di mezzanotte, c'è un altro musicista che si chiama William Onyabor, che invece lui è, credo, nigeriano, e anche lui ha avuto una cosa simile, nel senso che è stato riscoperto 30 anni dopo e improvvisamente è finito quindi non sulle copertine, ma insomma sulle pagine delle recensioni, degli articoli, eccetera, e quindi sono scoperte, ma sai che ci sarebbe un sacco di gente in realtà, io stesso, voglio dire, se vado giù, io ho ancora i miei vinili, i miei 5-6 mila vinili, e se io vado giù e comincio a tirar fuori della roba, al di là delle cose famose, c'è un sacco di gente che magari ha fatto un disco, ha fatto due dischi, e poi sai, magari ti colpiscono, ti toccano il cuore per dei motivi, magari non toccano il cuore di tutti, non diventano degli artisti di massa, però magari hanno quel famoso zoccolo duro. Oggi stavo riguardando, per esempio, non so perché ci sono, perché io quando non so bene che fare, non so, magari anche 10 minuti, un quarto d'ora, vado su Amazon e comincio a curiosare, mi butto dentro, faccio come un tuffo, e oggi sono finito sui Family, non so perché ci sono, se hai comprato questo, altra gente ha comprato quell'altro, no? E magari ci sono 50-100 indicazioni, e io scorrevo un po' questo, ho trovato il disco dei Family e sono tornato indietro, scoprendo naturalmente che loro hanno pubblicato tutti i loro dischi, una cosa costosissima, 150 sterline, eccetera eccetera, ma insomma il concetto è, mi sono riaperto sul mondo dei Family, che erano un gran gruppo, ma proprio un gran gruppo, 69-73, poi morte e finita la storia, però di gente così ce n'è stata tanta in Inghilterra e in America, e sai, a quei tempi, fra l'altro, non è che avevo i soldi per comprarmi tutto quello che usciva, per cui sì, molti meritavano le case discografiche, però insomma ci sono sempre delle cose che magari mi andavo a cercare io, che sono rimaste pauline nella nicchia, e divertente andarle a riscoprire 30 anni o 40 anni dopo. Ma certo, Carlo, poi io penso che programmi anche come il tuo, appunto Ghiaccio Bollente, abbiano proprio quel tipo di funzione precipua, nel senso di tirar fuori questi dischi che magari sono passati inosservati o quasi o comunque dimenticati, accanto appunto a quello poi che sono le novità, invece le attualità, che tu tiri fuori, perché nel mare magnum della musica
di oggi è difficile poter avere una bussola ed orientarsi in maniera appropriata. Programmi come Sì, lo so, è proprio quello, è proprio l'Information Society ha creato questo, esatto. Ha creato talmente tanta informazione che alla fine l'informazione è accessibile a tutti a disposizione, no? Mentre ai nostri tempi si faceva una fatica, io mi ricordo quando cercavo i trafiletti sui miei amati Traffic, usciva un trafilettino magari a Ciao Giovani, Ciao Big, come si chiamavano le riviste allora, lo conservavi gelosamente, eccetera. Adesso fai clic clic e puoi pure sapere dove suona stasera Stevie Winwood, capito? Quindi è cambiato veramente tutto, ma quello che crea questo overload di informazione è inevitabilmente la difficoltà del selezionarla e quindi la necessità di avere una buona guida che ti aiuti. E infatti un po' questo è il senso. Poi insomma, noi di notte io ho un microprogramma, sono 10-15 minuti e poi parte però tutta musica notturna fino alle 5:30 di mattina, insomma, in cui ci sono grandi concerti, documentari. Adesso le cose si ripetono un po' perché non è stato dato il via a una vera campagna d'acquisti, ma fra poche settimane comincia una rotazione, ho visto i pezzi che abbiamo preso, c'è una roba veramente meravigliosa. Mi sembra una grande cosa della Rai che faccia una fascia del genere la notte. Nozze con i fichi secchi, programmazione notturna, però insomma c'è, e se qualcuno la vuole, come dire, sentire o vedere, esiste, mi sembra già una cosa. E insomma sì, noi faremo anche questo, faremo un po' di attualità, un po' di storico, un po' di nicchia, un po' di massa, almeno 135 puntate faremo un sacco di cose. E questo è molto bello, davvero. Speriamo. Senti Carlo, tornando un attimo alle radio, naturalmente stiamo parlando abbiamo parlato finora di musica non italiana. Parlando adesso di cantautori, c'era tanta gente che frequentava all'epoca gli studi di Via Asiago. Sul tuo libro dici che un giorno arriva in radio un tipo riccio che suona la chitarra e il kazoo e che viene da Edoardo. Sì, lui come dire, lì fu veramente merito di Cascone, nel senso Cascone che veniva ovviamente, come tutti coloro che insomma sono della nostra generazione sanno bene, veniva da Napoli, e lui si portò dietro tutto quello che a Napoli in quel momento c'era, ed era tanto, perché c'era, sì, c'era Bennato, ma c'era la Nuova Compagnia di Canto Popolare, e poi Musica Nova, e poi c'era Tony Esposito, e poi c'era il primo alla Sorrenti, sì. Eccetera eccetera eccetera, arrivarono tantissime cose e lui queste cose naturalmente, musicisti che lui conosceva, li portava in studio. Poi magari qualcuno diventava anche, io sono diventato abbastanza amico di Bennato in quel periodo. Devo dire, Bennato tipo un po' strano, non esattamente, come dire, il ragazzo più facile del mondo da averci a che fare, perché vive tutto un po' in un mondo suo, con delle logiche tutte sue, però a modo suo, io credo, in quel periodo veramente geniale, perché la sfilza di dischi che ha fatto Bennato negli anni 70, devo dire che se, nonostante il mio grande amore per Venditti, anche personale, nonostante la mia grande stima per Dalla, che però io ho cominciato a amare da quanto è profondo il mare, eccetera eccetera, devo dire che forse il musicista che mi ha più coinvolto a livello personale, e non faccio quindi una discussione di merito discografico né di persona né nient'altro, insomma lì ognuno ha i suoi gusti e non è che se uno mi dice guarda, per me gli anni 70 sono De André, io gli posso dire qualcosa, dico c'hai ragione, però per me devo dire Bennato fu quello che proprio sì mi elettrizzò di più in quel periodo, mi sembrava veramente il più rock and roll di tutti, questo è innegabile. Siamo totalmente d'accordo con te su questa affermazione, perché davvero secondo noi gli anni proprio di Bennato, gli anni 70 di Bennato sono stati fantastici. Sì, che da un'altra parte naturalmente è anche un po' una sola, come si dice a Roma, nel senso che se tu sei quello degli anni 70, poi arrivano gli 80, i 90, i 2000, i 10 e che cavolo fai? Cioè c'hai, come dire, avere così tanto successo per un periodo anche abbastanza lungo tutto sommato, è naturalmente, come dire, è un marchio, no? A me ancora adesso mi vedono e mi dicono qual è quel tuo programma, quello che è di tutto, che sia. È chiaro che certe cose rimangono impresse
e la gente tende un po' a identificarti, magari gli anni passano, sono passati nel frattempo 20 o 30 anni, tu, lui, chiunque ha fatto tante altre cose, magari dal tuo punto di vista hai fatto delle cose anche più importanti e quindi, come dire, rimani un po' con un piede nel passato e con l'altro tenti di stare nel presente. Però devo dire che sì, insomma, gli anni 70, ben nato degli anni 70, signori, fece delle cose veramente fantastiche. Il mio folle amore. Il mio folle amore, in compagnia di Carlo Massarini. Edoardo Bennato qui in Il mio folle amore in compagnia di Carlo Massarini questa sera, mentre sono le ore 22:36 minuti primi, questa è Radio Sound City Network. Carissimo Carlo, ma cosa c'entrava il buon Bennato all'interno della formula, all'interno della numero 1, l'etichetta discografica di Mogol Battisti? Beh, poco, infatti c'è rimasto che un singolo e poi è scappato via pure lui. Ma Bennato all'inizio ha fatto fatica, non si pensi che gli è stato regalato qualcosa a Bennato. Lui ha dovuto conquistarsi il successo, lui aveva questo tipico atteggiamento fai da te, molto 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 da guaglione, insomma, e si inventò questa cosa, andò a un certo punto, nessuno se lo filava, nessuno gli dava retta, per cui a un certo punto prese la chitarra, il tamburello lì a pedale, il kazoo, e si piazzò lì davanti a Vanni, dove circolavano tutti i discografici, tutti quelli della Rai. La Rai sta a 50 metri, Vanni è un famoso bar in zona Piazza Mazzini a Roma, e si piazzò lì e suonò, cioè fece proprio il busker, cioè quello che suona per strada, pur di farsi vedere. Quindi, insomma, come dire, se la pagnotta se l'è guadagnata all'inizio, non ha avuto regali. Non è nato, come dire, già di successo al primo disco. Lui ha fatto una gran fatica, poi chiaramente aveva una tale carica e anche una certa e una tale originalità che poi alla fine, insomma, è stato notato, e poi da lì è partito tutto un percorso. Senti, sì, Mimmo. Scusami, senti caro, c'è un po' di in chat, no? Ci sono tante domande, comunque tutte portano alla fine a Mr. Fantasy. Una di queste ti chiede di chi era la sigla, perché evidentemente non sono riusciti a sigla di Mr. Fantasy era una non sigla, era un basso batteria, credo inventati in studio da Paolo Giaccio. Quindi, se invece parliamo della sigla quando entravo io, era Glad dei Traffic, naturalmente. Ok, e c'era anche moderatore K che esprimeva, ecco, il suo piacere nel seguire dall'81 all'84 il tuo programma, e diceva che fa parte ormai della sua adolescenza. Beh, siamo tutti con lei. Anche della mia. Ma diciamo anche di ascoltare comunque il carissimo Carlo anche con Ghiaccio Bollente a mezzanotte su Rai 5, perché è una cosa che a noi fa molto piacere, perché quando si tratta di cultura musicale non importa su che canale venga fatto. L'importante è che venga diffuso. Certo, grazie, da martedì a sabato, quindi 5 giorni a settimana, non è male, tutto sommato è,
c'è una certa frequenza, ecco, mettiamola così. Senti caro, tornando proprio a Mister Fantasy, il 12 maggio del 1981 percorri per la prima volta, vestito di bianco, questo tunnel. Fare il salto dalle radio, dalla carta stampata alla TV, ti emozionava? Cosa si provava? Beh, era un bel salto, perché insomma in radio è tutto comodo, ci vai lì in ciabatte spettinato, come dire, e puoi leggere tranquillamente, poi la televisione, stare davanti alla telecamera, come dire, era un bel saltino, però devo dire che io l'ho vissuto con abbastanza naturalezza. Il provino che abbiamo fatto quando ci ha chiamati Giaccio, c'era un pacco di gente, c'era Flavio di nuovo, Eugenio Finardi, c'era Roberto D'Agostino, Dario Salvatori, c'ero io, c'era una bella imbarcata di persone e io come al solito mi addormentai, facevo il militare in quel periodo, erano gli ultimi mesi di militare, quindi stavo a casa, però a casa di un'amica e stavo proprio dormendo, per cui arrivò la telefonata di Giaccio. Telefonata, lui avrà sicuramente telefonato a casa gli hanno detto dove telefonare, perché i cellulari allora naturalmente non erano neanche nei film di fantascienza, e mi disse: beh, allora che fai, non vieni? No, vengo, per cui arrivai, mi precipitai e non ebbe neanche il tempo di riflettere se mi dovevo emozionare, preoccupare, arrivai e cominciai a parlare, dato che io comunque facevo già il giornalista musicale, insomma da 10 anni, avevo fatto radio eccetera eccetera, mi ricordo solo questo consiglio che mi diede anche la mia fidanzata americana del periodo, che lavorava in televisione e che naturalmente mi diede anche Giaccio: sorridi, cioè non fare mai, fai sempre un sorriso, e io feci un sacco di sorrisi, evidentemente abbastanza per essere preso, perché poi scelsero me e partì questa avventura. All'inizio mi ricordo la grande raccomandazione che mi diede il direttore di rete Brando Giordani fu: non fare il programma per i tuoi amici, cioè non avere come termine di paragone, di riferimento, i tuoi amici che sanno tantissimo di musica, che ti conoscono eccetera eccetera, tu fai un programma che possa arrivare a tutti, e devo dire è stata una bella lezione che mi sono tenuto cara in tutte le cose che ho fatto, poi anche quando ho fatto Mediamente, perché è così, nel senso che se tu vuoi fare il comunicatore devi saper comunicare a più gente possibile, non comunicherai a tutti naturalmente, però a più gente possibile, non ne fai solo una cosa per gli iniziati, diciamo. Cosa che invece fanno molti di quelli che appaiono, che fanno mediologia assortita, cioè dai giornali ai libri alle canzoni, alla televisione, eccetera, fanno qualcosa di molto criptico, molto che richiede molta tenacia, molto sforzo per entrarvi dentro, no? E magari arrivano a un pubblico più piccolo, e non c'è niente di male in questo, però se tu vuoi fare comunicazione di massa, cioè se vai in televisione non puoi pensare in partenza di arrivare a poca gente, devi pensare di poter arrivare a più gente possibile, col tuo stile, con le tue qualità, le tue caratteristiche, senza snaturarti, senza svenderti, però devi sapere che c'è una maniera per raccontare le cose, ci sono tante maniere per raccontare la stessa cosa, tu la puoi raccontare in una maniera un po' iniziatica, e la puoi raccontare in una maniera molto accessibile. Se fai televisione con un buon linguaggio, come dire, con una terminologia un po' più evoluta, magari un po' più alta della media, eccetera, però puoi raccontare le cose anche in maniera facile. Certo, Carlo, poi uno in pratica un fattore di successo di questo programma sicuramente furono le prime videoclip che voi trasmettevate in radio. Come sceglievate dei videoclip? Beh, videoclip in radio era dura, diciamo in televisione. In televisione, sì, in televisione, naturalmente. Come avveniva la selezione? Beh, pigliavamo il meglio che c'era, non c'era tanto, nel senso che all'inizio veramente c'era pochissimo, pochissimo, però sai, noi dovevamo mettere due video a settimana, un paio di video li facevamo noi perché c'era l'ospite fisso e poi il profilo italiano, per cui un po' di materiale lo facevamo noi, un po' di materiale arrivava, noi sceglievamo le cose più belle che arrivavano, indipendentemente dal sì, stando un po' attenti alla qualità musicale, ma senza essere integralisti, nel senso che il primo video che abbiamo messo era Kiki D, che era Star, che era l'amica e cantante di Elton John, con la quale duettavano spesso, poi lei gli faceva i cori dei dischi, cioè, e Kiki D era proprio pop, cioè
rock, sì. Non era rock and roll, non era, era pop, però era un pop carino, il video era molto carino, quindi noi cercavamo più che altro dei bei video, perché dovevamo creare una moda, dovevamo creare un sentiment su questa novità della musica da vedere, e quindi era molto importante far vedere che si potevano come dire, realizzare, confezionare dei prodotti carini, interessanti, anche artistici se vogliamo, più che semplicemente mettere della musica, era proprio il tentativo di far capire che stava creandosi una cultura del videoclip, che era una cultura diversa da quella che si era conosciuta prima. Quindi da qui si evince come siano ormai antiche anche le radio che trasmettono ormai video in televisione, perché succede questo, oggi le radio non si basano più su quello che può essere l'immaginazione della voce di uno speaker radiofonico, ma danno un gradevole e immenso contributo anche tramite i canali televisivi. Cosa ne pensi di queste radio che trasmettono in video? Boh, non lo so, credo che sia una maniera per gli editori di allargare, come dire, le potenzialità pubblicitarie, fondamentalmente, nel senso che la radio guadagna, ma se alla radio tu puoi vendere, cioè se è un inserzionista tu puoi vendere la radio e contemporaneamente vendergli anche la televisione, come dire, guadagni di più o comunque negozi la cosa meglio. E poi devo dire, sai, ormai di questi tempi una telecamera non si nega a nessuno, quindi basta mettere una telecamera in uno studio radiofonico, qualcosa succede, tanto sai, molti in realtà la televisione mica la guardano, la tengono accesa e la sentono, per cui va bene uguale, insomma, poi alla fine non c'è questa grande differenza, magari sei un po' limitato, nel senso che non puoi mettere tutto, perché devi mettere solo i videoclip che sono usciti, e quindi su un disco nuovo non escono 10 videoclip, magari ne escono 2, quindi non puoi mettere magari, però dato che stiamo parlando sempre di radio di grande successo, e quindi che trasmettono una musica di grande successo, che non devono andare a cercare il pezzo strano, e men che meno non devono fare storiografia, perché non è che devono tornare indietro e far sentire i dischi del 60, devono mettere la roba nuova, e va bene così. Dal punto di vista di speaker secondo me è interessante, perché magari impari un po' a fare, oddio, in genere sono, come dire, di fronte al tavolo radiofonico, quindi non si muovono, non stanno in piedi, non hanno azione, no? Fondamentalmente è una sorta di inquadratura fissa sul tavolo dove due parlano. Però insomma comunque può essere una buona palestra per chi vuol fare televisione in un secondo momento, insomma comunque stai già in onda, qualcosa ti puoi anche inventare, può essere interessante per un ragazzo che vuol fare qualcosa di televisivo. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor falling, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throat, she cut your hair, from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Now maybe
There's a God above. All I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Senti Carlo, ma tu nel 2014 penseresti di ritornare a far radio? Sì, ci ho pensato molte volte, sono stato anche in contatto con alcune radio che mi proponevano delle cose, ma poi alla fine per un motivo o per un altro non si quaglia mai. Cioè, io ho fatto un'esperienza curiosa a Radio Dimensione Suono, che è una radio romana, importante, nazionale. Nel 1993 feci un programma che si chiama Sexo S, che era è stato il primo programma, perché poi partì dalla moda, ce ne sono stati 20. È stato il primo programma, lo chiamavamo di educazione sentimentale, con termine forse molto romantico e anche un po' frufru. In realtà era una radio, era un programma di due ore notturno, mezzanotte alle due, sul sesso fondamentalmente, nel quale noi davamo un tema e gli ascoltatori ci chiamavano, ci raccontavano le cose, eravamo io e c'era una piccola redazione, ma in onda eravamo io e questa mia compagna di università, io ho fatto medicina all'università, che è ginecologa, una fa molto colta e molto leggera allo stesso tempo, molto spiritosa, molto leggera. Quello era un programma fondamentalmente da ridere, però, come dire, dicendosi anche delle cose ogni tanto, cioè analizzando un attimo le situazioni, cioè scherzando con gli ascoltatori, non è che potevamo fare una seduta analitica, però tirando anche delle conclusioni sui modelli comportamentali e quant'altro. Dopodiché praticamente io radio in musicale, non, se non episodicamente, piccole cosine così qui e là, in realtà non ho fatto nulla. L'altro problema è che se tu vuoi fare radio è un mestiere, nel senso che ti ci devi dedicare, se vuoi andare in onda tutti i giorni, se vuoi preparare le tue cose, diventa un mestiere. Io nel frattempo di mestieri ce ne ho almeno un altro paio e farei difficoltà. Su delle cose invece forse più episodiche, insomma, c'era un'idea molto carina che non è quagliata per adesso, con Virgin, però magari un giorno funzionerà e allora torno a farla. Mi piace molto la radio, il problema è veramente avere il tempo, nel senso che una volta avevamo una giornata a disposizione, non avevamo legami, eravamo dei ragazzi che scorrazzavano in giro per il mondo. Adesso c'è la famiglia, la casa, portare a casa, cioè un reddito di base lo devi creare, perché sennò qui crolla tutto. E quindi devi stare attento a tutta una serie di cose che non ti permettono magari di fare totalmente quello che vorresti, ti creano un po' di paletti, insomma, rispetto a quando ero ragazzo, le cose sono oggettivamente molto diverse. Tra i tanti personaggi che hai incontrato, no, nella tua vita, nella tua esperienza, c'è qualcuno che ti ha emozionato in maniera particolare, di cui ci vuoi parlare al volo? Bah, insomma, dai, lo sanno tutti, quelli che sono stati un po' i miei capisaldi, i Peter Gabriel, Joni Mitchell, Marley, Springsteen, Jackson Browne, sono stati tutti musicisti che in un modo o in un altro mi hanno toccato e nel toccarmi mi hanno, io credo, cambiato, nel senso che io sono cresciuto, nonostante la gente pensa che io sia coltissimo, sappia tutto di tutto, in realtà io sono abbastanza ignorante, non è che ne sappia. Sì, certo, poi alla mia età ho maturato, come dire, una visione sicuramente della musica, no, ne so un po' di più, ma di altri temi non ne so tanti, so letteratura, cinema, teatro, sono tutte cose un po', come dire, ostiche per me, non è che le mangio a colazione. E però la musica è stata, e quindi la musica per certi versi, non avendo una base culturale, io poi non ho fatto neanche una facoltà umanistica, ho fatto medicina, dove insomma voglio dire non avevo neanche quel nutrimento che chi magari faceva lettere o faceva altre filosofia, che magari davano, come dire, più materiale sul quale ragionare in termini, come dire, in termini di pensiero proprio. Quindi non avendo, io mi sono veramente costruito un po' sulla musica, e quindi cogliendo anche l'occasione, se magari un artista che ti piaceva segnalava, che ne so, un quadro, un film, un'altra opera di qualsiasi genere, magari partivi da lì e facevi un percorso per cui andavi a scoprirlo, e spesso e volentieri, dato che questi, insomma, tutto era meno che scemi, ti davano delle indicazioni interessanti. Quindi devo dire che, insomma, per me la musica è stata, al di là della musica, è stato un bel veicolo per scoprire il mondo. All I wanted to be.
was a beautiful diver. All I wanted to be was a beautiful diver, bound to believe there's nothing like being seen in revealing swimming trunks. Volevo essere un tuffatore con l'altezza sotto il naso ed il gonfio del costume. Volevo essere un tuffatore che si aggiusta e si prepara di bellezza non comune. Un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria. Voglio essere un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria. Voglio essere un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria. Voglio essere un tuffatore per rinascere ogni volta dall'acqua all'aria, all'aria. Carlo, ascolta, io ho acquistato volentieri il tuo libro, ma Dear Mr. Fantasy, ma tu sicuramente avrai un archivio sterminato di immagini, di fotografie mai pubblicate. Hai mai pensato di dare un seguito a questo tuo progetto di Dear Mr. Fantasy? Sì, sì, come no, vorrei farne un altro. Il problema è che, di nuovo, la situazione è completamente cambiata, nel senso che io, quando l'ho fatto 5 anni fa, perché è un libro uscito nel 2009, se non sbaglio, sì, e quindi è stato quindi realizzato nel 2008, non avevo altri lavori, sì, i figli ce li avevo già tutti, però erano più piccoli, meno impegnativi, non avevo altri lavori, mi sono praticamente chiuso in studio, nel mio studio, per un anno e ho selezionato le foto, scansionato le foto, scritto, corretto, fatto le bozze, fatto le didascalie, fatto la promozione, tutto quanto. Credo che adesso non ho l'energia per fare una cosa del genere, cioè è molto impegnativo in realtà, cioè ci sono vantaggi e svantaggi, nel senso che il vantaggio è sicuramente quello della qualità delle fotografie, nel senso che ovviamente con, insomma, la 5D, che è quella con cui scatta adesso, la vecchia Nikon è imparagonabile, nel senso che, e poi sono imparagonabili anche le luci, cioè allora si scattava un 1/15 2/8, adesso scatti, capito? Scattavi a, le pellicole erano 160 ISO, il tungsteno, che era quello che si usava con la luce artificiale, lo potevi tirare a 3,20, era una cosa, adesso scatti a 25.000, per cui è imparagonabile. Quindi le foto sono, da un punto di vista tecnico, più belle, però gli artisti sono assolutamente meno disponibili di 30-40 anni fa, anche un po' per un posizionamento, nel senso che io lì ero proprio al centro, era un crocevia, passavano tutti, fra per voi giovani, Popoff e poi Mr. Fantasy passavano tutti. Adesso ovviamente è tutto un po' più difficile, le interviste le fai, ma le fai magari a persone meno iconiche e hai meno tempo a disposizione, non hai, insomma, io mi ricordo, non passavamo giornate intere, cioè magari un giorno ti chiamava Dalla, ti diceva dai, andiamo di qua, e vabbè, pigliavi, salivi in macchina, andavi, nel frattempo facevi foto, come dire, raccontavi anche un po' la vita che ti circondava attraverso la macchina fotografica. Questo non è più possibile, e poi io sono molto molto lento nello scrivere, e quindi l'idea di scrivere, lì è stato uno sforzo di memoria, ricordarsi quello che succedeva 30 anni fa, però è stato relativamente facile perché conoscevo tutti molto bene, cioè i gruppi di cui ho parlato nel libro li conoscevo veramente a memoria, potevo cantare proprio il canzoniere al karaoke. Invece adesso è molto diverso, nel senso, sì, ci sono gruppi che mi piacciono, però ho delle, non so come dire, non li ho vissuti quanto ho vissuto la musica di allora. Allora scriverne non è così facile, perché se scrivere da un punto di vista emotivo personale non è facile, cioè, scrivere una scheda basta andare su Wikipedia, ma scrivere invece del tuo rapporto, che è un po' il primo libro, con questa musica è un po' più difficile. Quindi, insomma, sì, mi piacerebbe, ma sarà molto difficile riuscire a farlo.
Carlo, chiaramente non vorremmo abusare molto della tua pazienza, quindi ti faremo un'altra domanda. Ecco, nel 2013, a parte, ma ce lo metto pure, il concerto di Peter Gabriel alla Sago Fila Forum, sì, a cui so che c'eri, quale concerto ti ha emozionato, ti è piaciuto proprio in assoluto di più, ti ha dato quelle vibrazioni maggiori? Oh mamma mia, nel senso che, sai, non me lo ricordo, non so, allora, come periodo, pigliamo il luglio dell'anno scorso, perché c'è stato questo mondo e quell'altro, ci sono stati diversi concerti che mi sono piaciuti molto, insomma Springsteen, tanto per cominciare, che è sempre un piacere vedere, fai pensare, beh, per esempio, non so, non avrei mai pensato, ma i Beach Boys mi sono molto divertito. A un concerto che mi ha colpito molto, per esempio, è stato quello di Morrissey, che è stato un concerto fantastico, e anche altri concerti, The National, che io non conoscevo, mi hanno fatto una grande impressione dal vivo, mi è piaciuto molto come concerto. Sai, poi ce ne sono stati tanti altri, Anthony per esempio, no? Che è un concerto molto, molto soffuso, quasi al buio, però fa un concerto molto emotivo, lui ha questa voce bellissima. Non mi viene in mente il concerto mio dell'estate scorsa, so che c'era, perché a un certo punto l'ho scritto in qualche post, ma è già l'anno scorso, e per me l'anno scorso è già e comunque finito. Ci hai dato una rosa di nomi abbastanza, insomma, esauriente. Sì, ma lascio fuori, ho sicuramente lasciato fuori della roba, ho visto Nina Zilli e Fabrizio Bosso, uh-huh, per esempio, che mi è piaciuto molto. Ho visto, la cosa divertente quando vai a un concerto e non ti aspetti granché, invece il concerto è fighissimo, questo devo dire è la soddisfazione più grande, quando, so, io l'altra sera, per dire, sono andato a sentire Max Gazzè, che è una persona squisita, non posso dire di essere amico, nel senso che ci siamo incrociati tante volte, ma insomma amicizia è un'altra cosa, però sono andato, ho fatto l'intervista per... e poi ho fatto una cosa che non si fa più, perché non c'è più il tempo per farla, cioè sono andato due giorni prima dell'intervista, sono andato a vedere il concerto tranquillo, io e mia moglie, sono a vedere, neanche a fotografarlo, proprio solo a vederlo. E devo dire che mi è piaciuto, per esempio, tantissimo, mi ha veramente sorpreso, lui è un gran musicista e c'ha un gruppo bravissimo, cioè proprio fantastico il gruppo, bravissimi studentisti con queste quattro violiniste molto spiritose che poi fanno delle gag, cioè, insomma, molto, quindi devo dire, in tempi recenti, quello per esempio è un concerto che mi è piaciuto molto, come mi è piaciuto molto anche quello di Sergio Caputo, il re di Vivo, Sergio Caputo 30 anni dopo, uh-huh, che rifà il Sabato Italiano, questa volta con i jazzisti, come avrebbe sempre voluto farlo. Per cui spesso e volentieri sono proprio i piccoli concerti che non ti aspetti, che ti danno più soddisfazione, perché sai, se la vedete Springsteen, lo sa tutto il mondo, o Neil Young, o i Radiohead, o insomma gli islandesi, come si chiamano più, tu sai che sarà comunque una grande serata, grande musica, grande scenografia, te l'aspetti, eccetera. Sono più divertenti quando torni un po' alle origini, perché era così, poi 30 anni fa era così, che andavi nel piccolo club a scoprire qualcosa di nuovo, che adesso magari non scopri, con difficoltà scopri qualcosa di nuovo, puoi scoprire qualcosa di nuovo per te. Però Carlo, ti ringraziamo davvero qui da Radio Sound City per averci concesso un po' del tuo tempo a questa intervista. E ti facciamo un grande in bocca al lupo per Ghiaccio Bollente. Che crepi il lupo, crepi anche il ghiaccio, già che ci siamo. grazie, saluto tutti quanti, tutti gli ascoltatori. Abbiamo fatto un sacco di chiacchiere, mettete un po' di musica perché abbiamo chiacchierato veramente troppo. Va bene, adesso mettiamo una delle tue scelte del 2013, Vampire Weekend. E quindi ci ascoltiamo questo pezzo. Grazie Carlo. Va bene, un abbraccio a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Ciao Carlo. Ciao. 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 Alla prossima, grazie. Il mio folle amore. Ospite in studio Carlo Massarini. Every time I see you in the world, you always step to my girl.
taste of fun, like Amber White, Mechanicsburg, Anchorage, and Dar es Salaam. We'll home in New York with champagne and disco, tapes from LA / San Francisco, but actually Oakland and Alameda. Your girl was in Berkeley with a communist reader. Mine was in tune with a boombox and Walkman. I was a horrible girl that was back then. She's tougher than leather. I just ignored all the tales of past life. Still, conversation deserves but a bread knife. And punks would laugh when they saw us together, but they didn't know how to dress for the weather. I could still see them, they huddled on Aster. Snow falling slow to the sound of the master. The gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. Do it alone. I can't do it.